Sono davanti all'ingresso della direzione entrate del Comune di Taranto. Voglio rappresentarvi una situazione particolare che mi amareggia come cittadino e come consigliere comunale, perché quando l'ente comune deve ottenere dal cittadino, per carità, ciò che gli spetta, è pronto l'ente comune ad arpionare, sempre nei limiti della legge, il cittadino. Quando però la situazione è opposta, cioè quando c'è un errore ed è il comune a dover dare qualcosa al cittadino, come si suol dire, campa cavallo che l'erba cresce, i tempi si allungano e devi chiedere un tuo diritto, no? Il rispetto di un tuo diritto decine e decine di volte e forse dopo mille insistenze ottieni qualcosa. Andiamo proprio in concreto. Una persona riteneva, non vi racconto tutta una serie di passaggi, per una serie appunto di vicende di vendita e di acquisto, riteneva ancora di essere proprietaria questa persona, questo signore, di alcuni terreni agricoli. E quindi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ha regolarmente pagato l'IMU. A un certo punto si rende conto che era avvenuto il trasferimento della proprietà di questi terreni, quindi non era più proprietario, e nell'aprile 2019 giustamente chiede il rimborso all'ente comune. Dice: caro comune, io erroneamente ti ho pagato l'IMU dal momento che non ero più io il proprietario, ma ti avrebbe dovuto pagare, o ti ha pagato sicuramente, non so, però io non ho più il dovere di doverti pagare non essendo più proprietario. Bene, quindi nel 2019 fa la domanda, siamo arrivati al 2023 e questa persona, quindi la domanda regolarmente presentata, il comune verifica dopo lungo tempo, ma alla fine il comune verifica, si rende conto che effettivamente questa persona non era più proprietaria e quindi nulla doveva all'ente comune. Sta di fatto che di rinvio in rinvio, di settimana in settimana, di mese in mese, questa persona ha fatto la domanda nel 2019, fino a oggi non ha ancora ricevuto nulla. Si dice sì, è tutto pronto, sì, è tutto fatto, aggiorni, prossima settimana, così, colì, ma all'atto pratico non ha ricevuto nulla. Questo poi, ora andrò direttamente all'ufficio tributi per cercare di capire qual è la situazione, perché qui non si può rinviare all'infinito. Se tu hai riconosciuto che questa persona nulla doveva al comune e hai riconosciuto che il comune deve rimborsare questa persona, fallo, è inutile che si rinvia all'infinito, alle calende greche. Ma questo proprio per farvi capire qual è la differenza. Un comune, l'ente comune, che è pronto ad azzannare, sempre nei limiti della legge, il cittadino, ma a parti opposte il comune diventa inadempiente. Questa è la realtà. Ma ripeto, ho voluto, vedrete nelle immagini, ho voluto ovviamente oscurare i riferimenti, il nome della persona per una questione di privacy, ma già nei prossimi giorni mi recherò personalmente all'ufficio tributi per cercare di capire questa situazione, perché dobbiamo metterci in testa una cosa: che i cittadini non sono sudditi, nessuno è suddito del comune di Taranto, siamo cittadini che paghiamo le tasse, che vogliamo ricevere servizi, che abbiamo i nostri diritti e abbiamo i nostri doveri, ma non siamo sudditi.